fatto che quanto che qui abbiamo detto, se ben funziona, è per la nostra intelligenza, è per la nostra conoscenza, non arriva nei propositi che noi dobbiamo fare e possibilmente attuare. Allora, a questo proposito è molto utile quando San Paolo dice nella lettera ai Colossesi. Notate una piccola incongruenza. Nella lettera di Colossesi, congruenza del taglio fatto alle letture, nella lettera di Colossesi, San Paolo fa una introduzione, capitolo 3, l'avete riportato sul messalino, lo trovate sul Nuovo Testamento Carta, capitolo 3, San Paolo fa un'introduzione sull'atteggiamento che il cristiano deve avere. Poi, prima applicazione, la fa alla famiglia. Applica queste premesse alla famiglia. Nella lettura ci sono le premesse generali e non c'è l'applicazione alla famiglia. Tanta liata. E va bene. Però le applicazioni fatte alla famiglia non avrebbero senso alcuno se non vi fosse questo sfondo generale di atteggiamento verso gli altri e delle motivazioni che l'atteggiamento verso gli altri debbono avere. Vi invito, per non tediare troppo, vi invito ad andarvi a leggere questa pagina del capitolo 3 della lettera ai Colossesi, in cui c'è il discorso del rapporto verso gli altri, poi del rapporto verso quegli altri che sono i membri della famiglia. E questo può servire come proposito. La predica sarebbe finita dalle alcune piccole comunicazioni. Mercoledì 21 riprenderemo qui in chiesa un ciclo di conferenze formative, quelle che credo che tutti gli anni facciamo. E quest'anno pensiamo di avere, di trattare il discorso dei laici nella chiesa, no? Per farmi laici. Cosa hanno fatto nel passato? Qual è il fondamento teologico? Cosa oggi fanno o possono fare? Ecco, discorso nuovo, non è solo teologico. Ecco, dal teologico vuole arrivare in concreto, quello che oggi si può, si deve fare. Secondo avviso, sabato 31 vi sarà una giornata di ritiro per i confratelli della misericordia, ma sono invitati anche tutti i partecipanti alla Santa Messa. Questa giornata di ritiro si terrà presso il Cenacolo di Piazza Armata dalle 9:30 del mattino, poi ci saranno le conferenze prediche di Don Gianni Falchero. Non ci sarò io, perché sa, sempre la stessa scopa, annoia, è la scopa nuova, dicono che riesce a fare meglio. Quindi avremo Don Gianni Falchero, che molti di voi conoscono, perché è stato uno dei protagonisti qui in questa Santa Messa, sulla prima fase. Lascia tre parrocchie che ha nella diocesi di Asti per dedicarsi appunto questa giornata dal 9:30 fino al pomeriggio. Ed è il secondo avviso. Il terzo avviso è riguardo al futuro, un'altra cosa che potete vedere. Se indirizzate lo sguardo, questo è possibile soprattutto per coloro che si trovano alla mia sinistra, un po' più difficile per quelli che si trovano a destra. Se indirizzate lo sguardo sopra l'altare, voi vedete che c'è una tela restaurata, che è stata riportata alla sua originaria bellezza. Se volete vedere com'era quella del restauro, non ne abbiamo mai parlato perché non si vedeva, era una specie di piccolo buco nero, allora potete, prima meglio che coloro che sono a destra, potete guardare quel quadro che si trova giù al fondo dalla parte sinistra, in cui c'è tutto questo
questa patina nera che nasconde le vicende di San Giovanni Battista, perché ricordo c'è il martirio, c'è il battesimo di Gesù, e da quella, il battesimo di Gesù che è stato restaurato, e di là c'è la predicazione del Battista. Tanto andava segnalato perché è un apporto positivo, perché uno dei pochi positivi che riporta questa Chiesa all'origine.